Presidente, questa è una vittoria che vale non doppio, triplo, perché il Teramo torna a vincere fuori casa e la vittoria esterna mancava dall'anno scorso e vince contro la prima della classe. Ma il Padova qui non aveva mai perso, lo sappiamo tutti. Oggi hanno vinto la determinazione di tutta la squadra, di tutti quanti noi. Ci siamo aggrappati tutti l'uno vicino all'altro dopo la brutta partita che abbiamo fatto domenica. E questa è stata una settimana dove noi, tutti i nostri tifosi, voi televisioni, siamo stati vicini a tutti quanti questi ragazzi e alla fine con la voglia che abbiamo dentro, con dei giocatori anche tanto importanti, perché io penso che il gol di Bacio sia un pezzo di altissimo gesto tecnico, dove non è che in Serie C si vedano gol di questo spessore, ma poi oggi la squadra nel primo tempo giocando con un 3-4-3 ha dimostrato tanto di buono, poi facendo un 5-3-2 ha retto il risultato e alla fine è riuscito anche a segnare. Se poi andiamo a vedere le palle gol create dal Padova, io non ne ho viste neppure uno, solo quella piccola incertezza di Speranza che ci poteva stare, no? Però l'arbitro ha dato il rigore, quindi è netto. Si è ripreso anche il nostro portiere, perché dalle critiche oggi ha parato un penalty che lì insomma ci metteva un attimino sull'1-0 per loro. Lì hai pensato un po', eccola qua, un'altra giornata negativa? Da come ho visto la squadra oggi ero molto positivo, perché anche nel primo tempo 11 contro 11, come tu ben hai visto, noi non abbiamo demeritato in modo assoluto, anzi abbiamo tenuto molto la palla, abbiamo rivisto dei giocatori che forse ci hanno dato anche un qualcosa in più, vedi Graziano che aveva giocato pochissimo e ha fatto una grandissima partita. Ventola purtroppo in queste partite, visto il Ventola di oggi, ci è mancato tanto e quindi sicuramente è un giocatore troppo importante per l'economia anche di questa squadra. Sarà un caso, Presidente, però il ritorno alla difesa a 3, a 5, poi insomma la si può chiamare come vogliamo, ha restituito un Pontera un po' più solido? Sì, devo dirti che è vero, però poi è stato anche bravo allenatore a sfruttare, perché noi abbiamo fatto anche una campagna acquisti comprando tanti esterni d'attacco e quindi li ha sfruttati tutti e due, un primo tempo in un modo, il secondo in un altro, quindi sono contento, però per noi non cambia niente, perché noi dobbiamo fare sicuramente 3 vittorie per tirarci quanto prima fuori da questa brutta situazione, perché vogliamo rimanere e faremo di tutto per rimanere in questa categoria, quindi va bene così, dai, dopo una brutta settimana, perché quando poi succedono perdi siamo tutti mezzo pazzi, però poi le vittorie aggiustano sempre tutto. Un'altra considerazione: con tutte le avversarie del Teramo che oggi di fatto riposavano perché le partite erano state rinviate, c'è una soddisfazione doppia, perché erano tutte sedute sul divano aspettando la vittoria del Padova, parliamoci chiaro. Ma sicuramente, difatti mi sono arrivati tanti messaggi anche da persone non di Teramo, perché veramente tutti oggi ci davano quasi per spacciati, perché se perdevi oggi non ti dico che era finita, perché poi anche se arrivi all'ultimo posto però devi fare l'ultima partita con l'avversario che sarà, ma noi faremo di tutto proprio per non farlo e oggi sono stati 3 punti molto molto importanti, però adesso dobbiamo capire perché in casa non riusciamo ad esprimerci, quindi dobbiamo essere tutti sereni, il pubblico ci dovrà dare una mano grossa, io sono in mezzo al pubblico, noi tutti dobbiamo sicuramente applaudire ogni piccolo errore che farà questa squadra domenica, perché il loro aiuto è basilare, questo l'ho già detto in trasmissione e penso che quel messaggio sia passato molto positivamente, che oggi ho sentito un altro ambiente, quindi devo ringraziare anche a te che ci hai portato anche fortuna, grazie. Grazie a te.